Un saluto a voi, venditori di fondi di bottiglia spacciati per minerali preziosi di oggi. Siamo tornati ancora una volta nel mondo di SteamWorld Dig 2, alla ricerca di Rusty e alla scoperta del mistero che si cela dietro questi terremoti distruttivi. Rusty è stato corrotto da Vectron? Chi lo sa? Oppure ha qualche odio in particolare per qualcuno dei personaggi qui presenti? Non lo sappiamo ancora, ma cercheremo di scoprirlo con questo nuovo filmato che ci porterà ancora più in profondità, sotto alla cittadina di El Machinho. Eravamo rimasti qui. Ah no, all'Osi! Qua, all'avamposto di estrazione inferiore. Zona piena di pietre e cactus. Non ci fanno certo star bene, tranquilli. Allora, sempre io alla ricerca di segreti, che però non paiono voler saltar fuori. Qua c'è uno strano passaggio che ho aperto io prima, che non mi ricordavo di aver fatto. E allora facciamo così, sboing, perfetto. E quindi intanto recuperiamo un po' di minerali per potenziare il nostro arsenale. Perfetto, c'è questo inguinio, questa zona è ricca di inguinio. Vedo che finalmente la skill. No, il mio inguinio! Ho perso così! Ok, finalmente. Ho detto, la mia abilità di doppio minerale si è sbloccata in maniera efficace, ma vedo con dispiacere che la spreco miseramente facendo delle scemenze senza neanche accorgermene. Allora, lì c'è un minerale. E quindi passiamo di qua sotto alla pozzetta d'acqua. Vediamo se ci arriviamo. Bombetta, così tanto per gradire. Reazione a catena. Ottimo. Argento, va benissimo anche questo. E poi così. Questo facciamo così e poi aia, prendere l'argento, ecco, altrimenti me lo schiacciava il massaccio lì. E martello pneumatico. O funziona anche questo? No, solo il martello pneumatico, che sicuramente è da potenziare, e siamo un po' scarsi come rendimento. Ora che trovo questo topazio, mi ricordo che, come si chiama, topazio o troppazio? Ah no, topazio, per me è l'ambiente circostante con una deliziosa aura rilassante. Reta viola è veramente rara, strano però che questo non ha, per esempio argento e oro abbiano nomi normali, mentre altri siano puramente di fantasia, ma cosa ci interessa a noi? Basta che ci diano la grana. E allora scendiamo di qua, quello non riuscirò mai a tirarlo giù, no, infatti. Benissimo, sono contento. Allora andiamo di qua perché io avevo il sciato qua da basso dei tesori profondati quando non avevo abbastanza. Aia. Oh là là. Bene. Quando non avevo abbastanza cose. No. Nope. Aiatto. Ok. No là là. Ok, bene, bene, bene. Andiamo a recuperare questi tesori che vi li ho lasciati perché non avevo abbastanza spazio. Ok, benissimo, ce l'ho fatta a dirla sta frase. Eccoci qua. Ed è già ora di tornare in superficie. Bene. Portale del perdono. Ci sono nemici vicini? Direi proprio di no. Allora perché devi rompermi le scatole? Sì. Sì. 102, 137, benissimo. 675. Vediamo di potenziare un po' di tutto qua. Scusa per il disturbo di nuovo, ma ho appena ricevuto un lotto di nuovi materiali che permetteranno di potenziare ulteriormente i tuoi attrezzi. Ma pensavo ti sarebbe stato utile saperlo. Cosa vuoi fare? Potenziamenti e vediamo un po'. Ok, qua gli ingranaggi, se c'è qualcosa di new. Vedo da sotto che c'è qualcosa di new. Vabbè, rampino l'avevamo visto. Io non vedo nuovi potenziamenti in realtà io da queste parti. No. Boh.
Deve esserci qualcosa. Questo è inutile. Aumenta l'ampiezza, ok. È qua, però. Boh, sono sbloccati questi che non sono. Che non sono ancora da scegliersi. Vabbè, allora facciamo che potenziamo col danaro. Intanto la borsa, perché ultimamente sto prendendo un sacco di materiali. L'armatura. Allora, la trivella. Benissimo, con l'ammortizzatore Halen. Sono punta rifforzata con carburo di tungsteno. La modello Ivan Drago Mark IV. Ok. Una citazione da Rocky. Perché se io posso cambiare e tu puoi cambiare, tutti noi possiamo cambiare. Cambiare martello pneumatico, ovviamente. Prendiamo. No, potenziamenti, vediamo un po'. Ingranaggi. Non ho preso la classe d'armatura, ma non importa. Separatore magnetico. Le risorse arrivano verso di te. E l'ammortizzatore Halen, il martello pneumatico, impiega di più a rallentare, rimanendo ad alti regimi per più tempo dopo l'uso. La forza inarrestabile di un'eruzione. Ok, giù da basso. Ok. Allora, stavo esplorando di là, ma non c'è modo, quindi una cosa che devo assolutamente fare è questa. Voglio liberare il passaggio bene, in modo tale di essere libero di andare dove cacchio mi pare. Ok. Ok, giù di qua, sì. Scendiamo di qua. No. No, e via. Ok. Non amo particolarmente cactus. Tum, 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 tum. Oh, yeah. Aiuto. Linguinio preso. È enorme quest'area. Aia. Di nuovo il muro. Ok, argento. Bene, perfetto, doppio inguinio. Allora, lì sopra c'è un minerale. E così facendo dovrei riuscire, sì, decisamente. Oh, l'inguinio no, ne ho preso uno solo, vabbè. Pam 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 pam. Di là direi che non c'è nulla. Andiamo di qua invece. Ok, urca, no, fermo lì. Così. Ta-tank. Bueno. Boeing, non fai nulla. Ah. I simpatici rinoceronti. Porco cane. Insettoidi. Cadi subito, sì. Tunk, tunk, tungsteno. Di là ci deve essere qualcosa di nascosto. E io sono sceso invece di stare su, 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 su. Ok. Ok, allora intanto il rampino mi aiuta ad andare velocissimo. Questo lo sposto. Benissimo. Quindi torno qua agevolmente. Bene. Qua non c'era nulla però. Allora cosa cacchio sono tornato indietro a fare? Mamma mia. Questo gioco ha un dannato bisogno di... No! Di un qualcosa che mi permetta di fare segni sulla mappa. Ma le bombe funzionano anche con questo? Eh sì. Però non è meglio non sprecare acqua. E infatti invece facciamo così. Benissimo. Zoinconio! Sì.
Ora sì che si inizia a far sul serio. Yeah. Ottimo. Yeah. Ecco quello lì. Non ho idea di come fare. Così. Ok, così. Bombs. Doppio topazio, spazio insufficiente. Allora, dobbiamo eliminare lo zanconio, purtroppo. Anche se sa di idromele, mi tocca scartarlo. Se voglio il topazio doppio, cacchio. E torniamo su. Di nuovo su. Facciamo soldi. Devo dire che un po' sta meccanica dei minerali dopo un po' diventa anche tediosa, anche perché non servono alla fine per costruire gli oggetti. Servissero a quello, vabbè, porterebbero anche grinding, però non lo so, darebbero un senso a questa ricerca ossessiva di minerali. Prendiamo l'armatura leggendaria, armatura aramidica. Potenziamenti, ok, necessito, ok, devia il primo proiettile che ti colpisce, ma tanto non ho ingranaggi, per cui è come se non esistesse per me. Vabbè, vabbè, vabbè. Ah, cacchio, vabbè, non ho letto il dialogo. Non credo che me la sentirei di rischiare scavando su quel paese di grappisti. Chi lo sa cosa si può trovare? Siamo riusciti a distruggere il dispositivo apocalittico. Sì, ce l'abbiamo fatta, avresti dovuto vederlo come saltava in aria. Visto l'ufficio del sindaco aveva tutto sotto controllo. Idiota! Ehi! Sono stato io ad averla mandata giù nella miniera. Parliamo con questo. Ho sentito che sei riuscito a scavare parecchio in profondità, socia! Sì, stavamo cercando il mio amico, potrebbe essere laggiù. A volte penso che mi piacerebbe andare via da questa maledetta città e visitare qualche posto nuovo. Ma poi sento voci di una pericolosa giungla che sta crescendo nel sottosuolo. Inizio a pensare a tutti i segreti e a tutti i pericoli che si nascondono là sotto. A quel punto il mio cuore inizia a palpitare, sento le ginocchia deboli. Accidenti a me, non pensi che io sia il Pony Express più codardo che tu abbia mai visto? Effettivamente, vediamo se c'è qualcosa da aggrappare. Ping! No. E giù, fiop! Nessun danno, ottimo. Robine qua, no, di là, no, niente, ok. Ma torniamo giù. Perché da un po' che non scopriamo nulla di interessante. Si scava, scava, scava. E senza molta roba. Allora, dove ho mollato? No, non ho mollato niente da nessuna parte, perché ho... Tac, aia, non importa. Un pieno di energia. Quindi posso fare anche così, il bulletto, con questi mostri di primo livello. Toto. Aia. Tanto recupero anche subito l'energia grazie a tutti i bonus che ho preso, perfetto. Bom 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 bom, sì, tac tac, tac tac tac, te. Vale. Cavolo. Perfetto, ok. No. Tutta l'energia che recupero è incredibile. Martellone. Benissimo. Ovviamente non l'ho mai detto, ma penso fosse chiaro che se distruggo i nemici prima che si attivino, li posso uccidere con un colpo solo. Qualsiasi sia il livello del mio piccone. Ok, linguino l'ho recuperato lì, perfetto. Qua c'è nulla. In realtà ci sarebbe anche qualcosa, ma... Vediamo se mi aiuta quel mostro lì. Sì, esatto, perfetto. Bravissimo. Nope.
Sì, no, non gli ho fatto un cacchio. Aia. No. Goccia di sangue recuperata. Qua, anche qua posso recuperare qualcosa facendo così e svegliando i due. Però non basta, dannazzi. Oh sì che basta invece. To, to, to. Benissimo. E l'ultimo pezzo di zoinconi ho preso. Bene, bene, bene. Si può scendere a tutta birra adesso. Tu, 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 ratata. Qua c'è bella roba. Argento, argento. Zoinconio. Dopo per fare la scemenza. Ma vabbè che ce l'avrei fatta lo stesso, però l'ho fatta. Sono riuscito a farla, la scemenza. Ok, di qua vediamo cosa c'è di bello. Ok, bene, bene, bene. Ci sono robe segrete? Nope. Ok, topazzi, due topazzi. E giù. Per questo budello. Mi troverò in purgatorio dopo? Oh là là! Wow, sto rampino è lunghissimo! Non mi fido mica tanto di sta roba. Esatto, bene. No. Non c'è lo spazio qua, vediamo. Vediamo. Oh là, ma c'è infinito il rampino. Ok, bene, bene, bene. Ah, c'era acqua. Vabbè, ho fatto tutta sta fatica per niente. Tubo di trasporto della miniera, torniamo in città a vendere sta marea di minerali. Wow, 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 wow. Wow, 231 di soli minerali più il bonus 334. Not bad at all. Potenziamenti, potrei già prendere questo qua. Una borsa per ghermirli. Soldi facili, non è fantastico sentire le stesse battute riciclate in tutti i modi? La borsa ti piacerà comunque, davvero. Allora, Watermidman. Prenderò, allora, la borsa. Sì, ah, c'è anche la borsa del mammut. Cerchio della vita. E la Water Whitman. Il prossimo è Cistern Act. Anche il livello delle battute aumenta con l'aumentare dei livelli. Potenza la tanica di acqua per espandere la tua riserva totale. Sblocca mod con ingranaggi. Cacciatori di tempeste. La madre superiore ha delle cisterne, capisco, sì. È divertente. Allora. Fondo della miniera. Cambia anche la musica, un po' più cupa. Vediamo cosa c'è qui dentro. Anche qui sotto, secondo me, si nasconde qualcosina. Là c'è sotto acqua. Ok, vediamo qui. Morte davanti a voi. Benissimo. Qua c'è qualcosa, non c'è nulla. Nulla, niente, nulla. Qua, beh, sì che c'è qualcosa. Cavoli. Non ho preso l'arma migliore del mondo per lasciarla inutilizzata. Ok, saltellando, si arriva qui. Scende e mi hanno detto morte davanti a noi. Attenzione, vietato entrare. Non mi convince molto sto pavimento. Parla con Fen. Ehi, non dovrebbe esserci nulla di pericoloso. Ah, ok. Ehi, non ci dovrebbe essere nulla di pericoloso laggiù, vero? Mi sembra abbastanza sicuro. Perché non buttiamo giù quel muro e vediamo cosa nasconde? Penso che questo posto sia stato murato per una ragione. E non sarai tu a finire in pezzi cadendo di sotto. Oh, dov'è il tuo spirito d'avventura? Dorothy, dimmi dov'è. Strana cosa qui. Mi fa pensare che forse è meglio se esploro di là prima. No, vabbè, siamo qua, andiamo qua sotto. Dunk. Rampino, grazie. Rampino. 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 Rampi, rampi, orca vacchissima. Ai 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 ai. Rampino, uffa. Rampino, rampino. Niente rampino? Era morte davvero? Ah, aiuto, no! Maledetto, bastardo! Cos'è sta storia? Annazione!
Non posso neanche usare la pietra del perdono. Ma per fortuna sono vuoto di minerali. Ah. Mamma mia, che fastidio. Per fortuna che non è così crudele questo gioco. Però erano stati effettivamente onesti con quel cartello. Là sopra c'è qualcosa, dannazione. Dovrò raggiungere quel punto là a tutti i costi. Qua su non ci sono pigli, sì. Ok, vediamo questo cosa c'è. Nada. Ma è figa, c'è qualcosa. Pistone. Perfetto. E questo l'abbiamo beccato. Andiamo su ancora un po'. Qua nulla, no. Ok, un livello bonus. Forse mi darà l'abilità di resistere ai danni da... come si chiama? Spuntoni avvelenati. Ok, scusate. Caverna misteriosa. Beh, come tutte d'altronde. Qua c'è un macignone. Ok, qua si precipita piano piano. Archione. Ok, non serviva. Sotto. Ok, c'è sto macigno per uscire. Ok, perfetto. E quella parte è liberata. Ok. Caverna misteriosa. Bene. Ok, queste pietre si sfantumano, ma poi si ricostruiscono. Quindi apriamoci già la via. Qua sotto c'è qualcosa. Nope. Direi di no. Però sembra che... Ah. Oh là là. Novità. Eccoci, l'entrata di Vectron. Bene, entriamo. Mi ha fatto la voce, vabbè. Te l'ho detto, non entrerò là dentro con te, non voglio. E anche se volessi non potrei, non dovendo attraversare un portale come quello. Ma ho detto che ti avrei aiutata ad entrare, non ho ben capito questo dialogo. Se c'è la possibilità che Rusty sia lì là dentro, devo andare. Allora devi andare, credo. Però prima... cacchio, è pieno di questi cosi qua. No, 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 non subito. Prima voglio finire di esplorare quell'altra cosa là, perché... Voglio tesori e varie cosettine, anche perché qua ci deve essere un passaggio qua da qualche parte. Non qua, non qua, bombetta, serve a nulla. Vabbè. C'è troppa roba nascosta qua. Non mi sfagiola. Ok, lì bisogna girarci attorno. Perfetto. C'è nulla qua? Come mai? Allora. Lì c'è sicuramente qualcosa. Ah, bastava salire. Mostro di peluche. Aggiunto alla tua raccolta. Un tenero peluche che tiene compagnia ai bambini durante la nanna. L'avviso di pericolo soffocamento sembra essere scritto in sumero, egizio, accadico e altre lingue antiche. Ok, non la leggerò questa frase, ma naturalmente è una citazione da Lovecraft, perché in un videogioco, qualsiasi esso sia, ho imparato, non può mancare una citazione da Lovecraft. Abbiamo detto che qua non c'è nulla. Allora ci tocca andare a Vectron. Benissimo, benissimo. Vabbè. Però si sbloccano tutte dopo, per cui posso anche andare direttamente a Vectron. Che ho fatto la sciocchezza di usare una voce normale per Fen, così quando incontrerò Rusty, e ancora non ho deciso che voce fare.
Vorrei trovare la via d'uscita da sola. Sì, devo farlo. E non credo che sia la fine del gioco. Ecco qui. Tornerò da te non appena riuscirò a uscire. Se vedi qualcosa che si muove laggiù, corri. Corri più velocemente che puoi. Ok. Non ho neanche la minimappa. Temporali. Ah, qua alla fine, vabbè. Non riesco. Ah, qua c'è qualcosa che si sbriciola. Oh là là. Oh là là. Non funzioni? Vecchio rottame. Non mi ricordo neanche come finiva il primo SteamWorld Dig, pur avendolo finito. Per cui ulala. Krypton. Si distrugge tutto. Io non ho idea di quello che... aiuto. Aiuto. Se sparo, no. Anche con l'arpione. Ok. Ai. Oh yeah. Ulla. Ma fa cenere questa, cos'è? Ulla. Allora, mappa 0. Voglio capire cos'è quel minerale. 50. Anomaly destination. Unauthorized. Updated. Ok. Oh là là. Aia. Scoppia. Ah, scoppiano. Ok, va bene. Non è un grosso problema. Sì, sì. Scioppa pure. Nessun problema per me. Quanto per voi. Tanto scoppiate e muorite da soli. Aha. Dai, fa esplodere. Che sicuramente c'è qualcosa. Non c'è nulla. No. Niente, nulla. Ma non mi piace non aver nulla. Aiuto. Quello sembra il robot di... il gigante di ferro. Allora, scendo di qua. Di là sembra che si possa risalire. E tu scoppia pure. Grazie. Di qua c'è nulla? Se io corro, no. Non riesco comunque a fare nulla. Dai, vieni qua. No, niente, va bene. Speravo che correndo non mi cadessero i buchi. Infatti non cade. Ottimo. Però deve esserci più spazio. No, ce la faccio. Dunk, niente. Nulla. Ah, sì, ok, di qua. Ta-ta-ta-ra. Ovviamente non posso tornare. No, in superficie. Normalmente. Ah, quindi se muoio, muoio. Vediamo se esplode. No. Qua sopra? No, niente. Là. Vabbè, andate pure. Pam. E tu non hai niente da nessuna parte dove andare. Ah. Pensavo ti servisse lo schermo, invece niente. Qua sotto? Troppi labirinti. Aha. Aia. Adesso iniziano a farmi male, però. È stato un po' troppo imprudente. Ah, ok, questo deve esplodere. Bueno. Quando c'è sempre... ci sono queste cose qua, non mi fido mai. Vediamo subito. Ah, niente, non ci si può... Aia.
Non c'è un modo di aggrapparsi e questo sembra proprio un punto dove ci sono i boss di fine livello, ma non c'è nulla per ora. Ci è proprio. Ai ai ai, ai ai ai. Ma questa è la nostra schermata iniziale del nostro canale. Ah no, anomalia riscontrata. Ok, allora non era livello bonus, cioè livello del boss. Per ora, naturalmente. Ok, spiritelli, fate quello che dovete. Bong, per ricaricarmi. Qua. Qua sopra non c'è forse nulla. Nulla. Ok, prendiamo quel materiale però. Perfetto, cripto. Perché mi riempie solo uno slot invece di occuparmene due fin da subito? Ah ah! Ai ai ai! Olla, olla, olla là! Beh, tu l'avevi detto effettivamente, Rusty, cioè, Fendi, correre, perché questi sono abbastanza cattivelli. Però... Oh. 1, 2, 3, 4... Ha fatto qualcosa? Nulla. Non capisco, non capisco. C'è qualcosa qua o no? Oh no! Spostati! Spostati, ferro vecchio, maledetto. Volevo controllare cosa c'era di là. Dai, 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 impossessati. Ok, via, 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 giù, 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 giù. Non c'era un emerito nulla. Ah, no. Che spreco di tempo e di energia anche. Allora, lì non mi posso aggrappare. Anche qua, qua sì, invece, hop, bene. Qua. Cripto, un altro cripto. Oh no, è pieno di sti robot. Aiai, sono anche tutti vicini a loro. Maledetto. No, no, non andare, non andare, guarda. Non serviva essere così zelanti. Aiuto, aiuto, no, 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 no! Per fortuna non sono tornato all'inizio. Ok, vediamo di aprirci la via in maniera meno pericolosa. Ok, vediamo. Aia. Ok. No. Sta zitto! Aiaiai. Non mi piace. C'è bisogno d'acqua, cocchio. No, 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 no. No, 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 si attivano tutti. Tutti, aiuto! Corri, tutti, corri, 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 corri. Uff. Aiuto. Per poco. Per fortuna c'era acqua, tra l'altro. Aprite il passaggio, voi se... Esplodete lì? No. Niente, vabbè. Tung, tung, tung. Di qua cosa c'è? Lippa lippa. Solo maledettissimi robot. Cos'è sta roba? Aiuto!
No, 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 aiuto. Ah, distrugge tutto, tutto distrugge. Che cazzo? Uffa! Blue Savior initiated. Aiuto, aiuto, aiuto. Caverna misteriosa. Sono stato salvato da Fen a questo punto. Wow. Ai ai ai. Non ho capito bene cosa è successo, però è stato un momento molto bello. Molto intenso. Motore aeronautico. Oh là là, si vola. Ottima cosa. Vedi che ho già il rampino che mi aiuta, ma non può sempre funzionare. Però ci sono anche dei bei potenziamenti, perché questa è un'ottima cosa. Bene. Ok. Vediamo se c'è qualcosa di segreto qua da qualche parte, mi pare di no. Perfetto. Fen? Fen! Fen? Io sono Fen. Dorothy? Sei tornata? Sì, non so esattamente come ho fatto uscire, ma te l'avevo detto che sarei tornata. Ero solo di nuovo bloccato, devo essermi appisolato. Ho sognato una cosa di cui volevo parlarti. Aveva a che fare con i terremoti, i flussi di energia e le macchine. Dorothy! Cosa, Fen? Cosa hai visto? Ho visto, no, ho sentito la presenza di altre macchine dell'Apocalisse. Forza, dobbiamo dirlo a Rosy. Non ci siamo ancora liberati di quei terremoti. Torno all'oasi e io però faccio così. Però non è mica finita qua, eh. Aia. Ale. Ah no. Ah nope. No! Ok, perfetto, ottimale. Ottimale. Vediamo se ho finito questa caverna, sì, bene, 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 bene. Splendiferous Spelunker. Questo achievement che si è appena sbloccato. E io inoltre, visto che ho questi razzetti, potrei provare ad andare qua sotto. No, perché sono pieno di materiali preziosi, per cui tornerò. Ah. Tornerò al villaggio. Perfetto, ok. Oh, mi prendo in giro. Non dirmi che sei riuscito a spingerti fino alla stazione dell'avviatore. Quel posto sarebbe dovuto essere sepolto al di sotto delle zone più recenti delle miniere. Mai nella mia vita avrei pensato di poter vedere un vero motore aeronautico. Non riesco a trattenere l'entusiasmo. Quell'affare ti permetterà di spostarti in tutta la miniera. Potrai esplorare aree che prima non eri in grado di raggiungere. Ora la miniera è nelle tue mani, potrai esplorarla a tutto vapore. Potrei persino creare dei potenziamenti incredibili, sempre se vuoi. Pam pam pam. Vediamo se c'è qualche potenziamento con gli ingranaggi per il mio amico. Ok. Peso piuma, cruise control. Quando il motore aeronautico si riscalda, tieni premuto A per ridurre la tua velocità di caduta. Quello che il nemico ama più dell'eroe è vederlo cadere.
Non mi pare di avere altre grandi robe. Soldi facili. Ti permette di ottenere denaro istantaneamente quando raccogli risorse di basso valore. Più il valore è basso, più soldi guadagni. Non funziona con le cose di valore superiore a 7. Ti aspettano lì, devi solo andare a prenderli. Io li prendo. E vado anche a comprare un potenziamento qua. Un ingranaggio. 100, perfetto. Così mi attivo anche il peso piuma, cruise control. Dov'è? Qua. Bene. E allora. All'oasi, dov'è l'oasi? Coloasi. Sei tornata! Sì, ma non ho trovato alcuna traccia di Rusty. In compenso abbiamo scoperto che ci sono diversi dispositivi apocalittici là fuori. Ma certo, è troppo astuto per mettere tutte le uova in un solo paniere. Non funzionerà, dovete trovarli tutti quanti. Nessuno di noi sarà sicuro finché non ci riuscirete. Dorothy, so già che dove si trovano, riesco a sentire chiaramente l'energia che scorre verso di loro. Uno si trova nel tempio dove mi hai trovato. Il secondo è in quella strana giungla sotterranea che abbiamo visto laggiù. Infine ce n'è un altro nel tempio orientale. Bene, andiamo a fare a pezzi quelle macchine allora. Le miniere sono enormi e nascondono molti segreti e pericoli. Forse il percorso lineare non è l'idea migliore. Questo motore aeronautico che ho trovato ci renderà l'esplorazione molto più semplice. Sì, possiamo andare dovunque in questo posto, scoprire un po' di segreti e dare il via alla distruzione. Forza, muoviamoci! Aumento di livello, ottimo. Tempio della guida, Yarrow e tempio del distruttore. Allora, quello no, ma cavoli, questa porta mi si aprirà mai prima o poi? Ugongo, vai via! Ho visto tutte quelle creature del tunnel, sono come. Quelle creature sono ottime come fritture, fritte, extra fritte e inzuppate nel succo speciale. Potrei farci un gran bel barbecue. Vabbè. Ma perché mai? Dovrei stare ad ascoltare questi tipi. Allora. Andiamo prima di tutto nel tempio della guida. Non so se c'è un passaggio. No, devo scendere da El Macigno. Abbiamo scoperto delle altre macchine di terremoto giù nelle miniere. Oh, ma dai! Mai un attimo di tregua, eh? Ehi, io volevo solo un lavoro comodo e facile che non includesse scavare in quella sudicia miniera. Se non riesci a disattivare quelle macchine potrei dover evacuare l'intera città. Hai idea di quanto verrebbe a costare? Ehi, almeno cerca un po' di quei preziosi mentre sei laggiù, va bene? Andiamo. Roppa. Uia, no, sono riuscito a resistere abbastanza bene. Tung tung tung. Là. Chi è? Entra nella porta. Eccoci qua, tempio della guida. Vediamo, vediamo, vediamo. Però se io attivo il motore aeronautico non posso sparare comunque. Va bene, non importa. Niente, ok. Vado di qua. Perché? Se non c'è nulla, perché mi fa scendere per di qua? Ok, vabbè, niente allora. Boing. Parla con Fenn. Ehi, guarda, sono i resti del mio vecchio totem. Sembra essere passata una vita da quando ci siamo conosciuti qui, non è vero? Già, non posso dire che mi manchi essere bloccato qui. Fulminare i seguaci della setta era divertente, ma alla fine ero sempre lì seduto, da solo. Vediamo, vediamo, vediamo.
Porca, c'era un sacco di energia per essere il primo boss. Corri, 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 corri. Eccoci qua. Qua adesso si va. Cambiata anche la musica. Qua, benissimo. Ah, perché è bloccato quel posto lì. Qua non c'è nulla di utile. Ok, carichiamo il motore. E su. E di nuovo su, 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 su. Nulla. Va bene, aia. Solo dolore, doppio dolore. Mappa, cosa mi dice la mappa? Ma mi dice che là forse c'è qualcosa. Oia, mi sono dimenticato delle trappole. Lì sotto, questo vabbè, niente. Posso anche fare così. Senza grossi problemi. Yeah. E là. Non avevo abbastanza velocità. Perfetto. Ah. Però mi basta anche rampi. No. Ok, ta ta ta. Ecco che abbiamo aperto una via. E qua ci sarà ben qualcosa di segreto. Rampino. Grazie. Ah. Quindi ce l'avrei fatta in ogni caso. Va bene. Tubo di trasporto sbloccato. Allora, vediamo, 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 vediamo. Andiamo. Parla con Fen. Non avrei mai pensato che sarei tornato di nuovo in questo tempio. Questo luogo è molto più grande della parte più in alto. Ero sempre in quel totem, quindi non sono mai entrato in quest'area. Dovrebbe essere pieno di trappole mortali e altra roba fantastica. Benissimo, allora, prima di affrontare le trappole mortali, direi che possiamo salutarci qui per questa sessione di gioco. E ci rivediamo al prossimo video, in questo Tempio della Guida. E iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle nostre uscite video. E noi di All Games Italia vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo episodio di Team World Dig 2 o comunque di uno dei nostri video che produciamo settimanalmente. Bye bye!